Lui mi ha dato molta importanza, mi ha dato coraggio, mi ha fatto capire comunque il mio vero valore. Cioè mi ha stimolato, mi ha esaltato, ha esaltato comunque le mie doti. Poi avendo comunque un campione ad allenarmi, non potevo almeno non provare a superarlo. Lo stimolo più grande è stato quello di fare un esercizio in più di quello che facesse lui. Se lui ne faceva 10, ne facevo 11. O almeno provavo. Vedo Donato sicuramente un uomo di esperienza in questo campo. Non capisco molto il mondo della kickboxing perché non lo frequento da molto tempo. Da quando sto andando in palestra da Donato, non so, ho il tipo di allenamento che riusciamo a fare. Vedo che riesco a superare limiti che prima non tentavo neanche di superare. Questo mi piace tantissimo, soprattutto quando mi dà quella spinta che voglio superare ogni volta quello che prima non riuscivo a fare. Non è da poco. La kickboxing per me è una battaglia. Dai, Donato! È cominciato nel 93, venne a vivere a Carosino. E conobbi un amico che frequentava una palestra di karate, mi disse di provare. All'epoca c'era un maestro di Francavilla e con lui ho intrapreso questo sport dal 93 fino al 2000. E ho iniziato all'inizio con il karate, poi lui faceva anche kickboxing. Ho affrontato qualche gara di semi contact, ho disputato diverse gare di light contact dove riuscivo sinceramente abbastanza bene, solo che mi rendevo conto che nel momento in cui trovavi una persona che tirava un po' più forte, rispondevo ai suoi colpi, tiravo forte e poi c'era la possibilità anche di squalifica, al che ho deciso di prepararmi nel full contact, che è previsto il KO. Ancora un calcio rotante per allontanare l'avversario, un pugno fortissimo, inferto all'avversario che rimedia una brutta ferita al naso, altro conteggio, è finita e Donato Cotrufo si laurea campione italiano assoluto full contact. Ultimamente mi sto preparando anche per il K1, sinceramente a me piace, però è dura combattere da pro su un ring senza protezioni, è totalmente diverso. L'incontro che ho nel cuore è il mondiale effettuato ad Atene nel 2013, dove ho vinto medaglia oro. È stata una cosa bellissima combattere con queste persone di nazionalità diverse, magari ognuno lavorava in un modo diverso, e quindi averle battute e salire sul podio è stata una cosa magnifica. La pelle d'oca ancora la sento tuttora nel momento in cui io ricordo questi momenti, perché è stato grandioso, anche se ci sono state altre vittorie, ma quella lì ad Atene è stata veramente qualcosa di spettacolare. Thank you.
Non so quando finirò perché comunque ho 38 anni, ancora ho voglia di fare. E...